Il primo ministro Fene Khaddami ha giurato nelle mani del capo dello Stato, mentre la popolazione festeggiava nella calma il risultato elettorale. Buonasera ai nazionalisti maltesi alla guida del governo di Malta. Fene Khaddami, vicepresidente dell'Unione Europea Democristiana, è il nuovo primo ministro al posto del laburista Bonnici. Preoccupanti previsioni si facevano sul dopo elezioni, si temevano tensioni, disordini, invece la transizione è avvenuta nell'ordine, nella calma, pacificamente. Sentiamo il nostro inviato. Malta ha voltato pagina, i nazionalisti hanno vinto le elezioni dopo 16 anni di governo laburista. Finisce l'epoca di Domin Top e del suo delfino Mifsud Bonnici, comincia il tempo di Eddie Fenn e Khaddami, finora l'eterno oppositore. Khaddami è il nuovo primo ministro, ha prestato solenne giuramento questa mattina nella sala rossa del Palazzo dei Cavalieri, circondato da un entusiasmo indescrivibile. Una festa popolare cominciata in piena notte al primo annuncio dei risultati finali e continuata per tutta la giornata in una kermesse dai mille suoni e dai mille colori. L'arcipelago è rimasto ancora per un giorno paralizzato. Ieri per la paura e la tensione, oggi per l'esplosione di un'incontenibile gioia della metà nazionalista di Malta. La tanto temuta violenza non c'è stata. I nazionalisti hanno ottenuto il 50,91% dei voti. L'arcipelago poteva spaccarsi a metà, ma la civiltà ha vinto sui rancori personali. L'enfasi sarà per una riconciliazione nazionale. C'è stata troppa divisione tra questo piccolo popolo e non si può andare avanti così. Spero che questa vittoria, la seconda vittoria, perché anche l'81 il mio partito ha avuto il 51% dei voti, avremo l'opportunità di fare questa riconciliazione nazionale. Malta ha adesso un futuro diverso, i nazionalisti guardano da sempre all'Europa, fanno parte dell'Internazionale Democristiana e hanno stretti legami con l'Italia. I laburisti escono di scena con dignità. Alle 2 di notte Mifsud Bonnici ha convocato i giornalisti nel suo silenzioso quartier generale e con tono sommesso e parole civilissime ha ammesso la sconfitta e ha comunicato le sue dimissioni. Le faide, i tafferugli, la violenza sono rimasti un desiderio inappagato dei pochi agitatori di professione. Forse questa notte l'arcipelago maltese è cresciuto.